parte in salita il tavolo sulla manovra. I partiti restano distanti sul taglio delle tasse che rappresenta il piatto forte della legge di bilancio. Ci sono da ripartire 8 miliardi di euro tra lavoratori e imprese. Il PD continua a spingere per alleggerire il peso del fisco ai dipendenti. Il ministro Andrea Orlando concorda con i sindacati che chiedono di indirizzare tutte le risorse sulle buste paga dei lavoratori. Di tutt'altro avviso il centrodestra. Per Forza Italia la priorità è l'abolizione dell'IRAP. Un'imposta rapina la definisce Antonio Tajani. L'ipotesi su cui ragiona il governo è quella di suddividere il taglio così: 6 miliardi per le buste paga e 2 per tagliare l'IRAP. Bisogna comunque trovare un equilibrio condiviso tra maggioranza e parti sociali. Il rischio però è disperdere il tesoretto a disposizione. Continua la risalita dei contagi in Italia, ma non sono previste particolari restrizioni al momento, nemmeno per i non vaccinati. Niente modello Austria, quindi. Nel nostro paese, fanno sapere dal governo, la curva epidemiologica è ancora sotto controllo. Intanto si va verso la riduzione della validità del Green Pass. Non durerà più 12 mesi, ma 9. Gli anticorpi, spiegano dal Comitato Tecnico Scientifico, iniziano a calare dopo 180 giorni. Giusto correre ai ripari. Infine, per la terza dose di vaccino, cosiddetta booster, si potrebbero anticipare i tempi anche per la fascia d'età under 40, iniziando con le somministrazioni già a dicembre. Dopo oltre un anno e mezzo dall'inizio della pandemia, nel primo semestre 2021, l'occupazione nel nostro paese è ripartita, ma è sempre più a tempo. Il part-time, il più delle volte, non è richiesto dal lavoratore, ma è proposto come condizione contrattuale di accesso al lavoro dalle imprese. Lo fa sapere l'INAP, l'Istituto Nazionale per le Analisi delle Politiche Pubbliche. A giugno di quest'anno, degli oltre 3 milioni e 300 mila contratti complessivamente attivati, oltre 1.100.000 sono part-time. Crescono invece, secondo l'Istat, export e import, aumentati rispettivamente del 2,8% e del 5,5% nel terzo trimestre di quest'anno. Ma dopo 3 mesi di crescita, avverte l'Istituto di Statistica, a settembre 2021 l'export registra una flessione su base mensile. Ogni Parlamento è tempio della democrazia. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parla a Madrid nella sede del Congresso davanti ai deputati e ai senatori riuniti in occasione della sua visita ufficiale in Spagna. Le relazioni di amicizia consolidate tra Italia e Spagna, sottolinea Mattarella, possono rafforzare l'Unione Europea nel suo orizzonte geografico e culturale. Il Presidente oggi conclude il suo viaggio oltre Alpe con un intervento al COTEC Europa. Parlando alla cortessa a Madrid, il capo dello Stato osserva che l'agenda politica europea deve puntare l'attenzione sulla salvaguardia dei diritti, delle libertà e delle tutele, soprattutto alla luce delle forti tensioni riemerse a livello planetario e delle crisi umanitarie ai confini dell'Europa. Per tutte le notizie, consultate il sito dire.it.